Buongiorno amici e benvenuti anche oggi nel canale. Torniamo a parlare dell'argomento Vespa velutina, visto che mi è stato chiesto un pochettino di parlare della biologia di questa nuova piaga e faccio questo video in risposta appunto a un commento. Per farlo mi aiuto tramite le informazioni che trovo sul sito Stop Vespa Velutina, ok? Quindi le informazioni le prendo da lì. E ho il computer aperto davanti, quindi andrò a leggere un pochino quello che è, perché non sono ferratissimo in materia, quindi anche per me questa è un'opportunità di crescita. E nei commenti possiamo continuare la discussione su questo argomento. E alcuni follower, ormai dai, amici della comunità di YouTube, hanno spiegato nei commenti come avviene la predazione. E adesso magari ne andiamo a vedere un pochino meglio. Intanto questa Vespa è arrivata in Europa nel 2004 in Francia e si è subito espansa. È una Vespa asiatica, leggermente più piccola del nostro calabrone ed è nera con una banda gialla intorno. Io poi metterò anche le foto nel video, quindi le potete magari vedere proprio adesso. Ed ha le zampe nere e gialle all'estremità. Fa dei nidi annuali e sostanzialmente fanno così. In primavera le regine che hanno svernato magari in una legna in un posto un po' più caldo, quindi riparate, vanno a formare un primo nido primario, che è un nido piccolino, solitamente lo fanno a bassa quota, magari sotto un balcone, sotto una tettoia, così, e contiene pochi individui. Poi la colonia si sviluppa e vanno a creare dei nidi davvero grandi, fino a 90 cm di lunghezza e 70 cm di diametro, dove mediamente sono contenute circa 6.000 vespe. E nel picco di espansione dell'alveare, di questo alveare, si arriva fino a 12.000 esemplari, quindi una bella piaga. Cacciano gli insetti, cacciano le api, perché devono, come tutti, predare per nutrire le larve che si nutrono di proteina. Però lo fanno in maniera diversa rispetto al calabrone. Tutti noi che abbiamo le api, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto questi i calabroni, le vespe cabro, arrivare davanti all'alveare con la faccia che punta all'alveare e magari vanno a catturare le vespe che e le, vanno a catturare le api che sono sul predellino che escono per difendersi. La velutina invece caccia in maniera diversa, si mette a guardare le api che arrivano dentro l'alveare, quindi le caccia in volo, ok? E questa è una differenza sostanziale. Il problema è che queste vespe qui mandano in stress gli alveari, perché le api addirittura arrivano a non uscire, si indeboliscono e quindi collassano. E ho visto anche foto di nidi in Francia dove all'interno dell'alveare c'erano talmente tante vespe che oramai l'alveare era collassato e stavano facendo man bassa di tutto. È davvero una situazione molto, molto tragica dove si sviluppa e la rete di controllo a cui bisogna fidarsi, appunto quella mediante l'intermediazione delle associazioni, è affidarsi al sito Stop Velutina e poi contattarli e vedere un attimino come radicare la situazione. Il mio consiglio è quello di mai fare da sé, perché le tute da apicoltori non sono sufficienti a proteggerci e i nidi secondari sono molto in alto sugli alberi, possono essere anche in cima da caccia altissimi, in cima a querce, anche 10 e passa metri, e questo rende difficoltoso l'eradicazione da parte di un singolo apicoltore, e quindi sconsiglio fortemente il fai da te. Magari si fanno più danni, e poi bisogna comunque sia tenere monitorati gli spostamenti, cose e l'avanzare di questa nuova piaga, perché altrimenti rischiamo un pochettino di perdere il contatto su quello che è appunto lo sviluppo di queste colonie sul suolo nazionale. Io personalmente inizio ad avere un po' timore, se non paura, perché la Toscana è proprio lì.
Cioè, praticamente c'è un piccolo pezzo di Appennino che ci separa e la Vespa velutina è proprio lì di là. Leggendo che riesce a spostarsi anche di 100 km all'anno, capite bene che io sono molto, molto, molto più vicino. Insomma, inizio ad avere un po' di timore anche perché francamente vedo che non c'è un serio piano anche di sostegno agli apicoltori, quindi sarà l'ennesimo problema da dover gestire e da dover affrontare. Allora, qua adesso sono andato nella sezione dei danni e qui possiamo leggere che la Velutina è un efficientissimo cacciatore di api. Le catture davanti agli alveari li uccide per nutrire le numerose larve presenti nei suoi nidi, e questo l'abbiamo detto. Quando questo predatore si tiene sotto assedio gli alveari, le api smettono di uscire per raccogliere il cibo, quindi le famiglie si indeboliscono, ok? E l'avevamo detto. Addirittura c'è scritto che appunto in Francia sono state segnalate anche perdite del 50% degli alveari nelle aree colpite e interessate da questo nuovo predatore. In preda anche comunque bombi e farfalle di tutto, insomma, non è che si concentra sulle api, ma diciamo che quando si trova un bel succulento apiario in batteria, c'è anche la comodità di averle così e di conseguenza è anche più facile per loro reperire cibo. Il tasso di aggressività verso l'uomo è più o meno simile a quello del calabrone. 8-12 punture possono provocare un avvelenamento che richiede ricovero in ospedale, ok? E quindi mi raccomando, fate attenzione, come dicevo, e non andiamoci a impelagare. Dove si trova al momento? Al momento, se andiamo a vedere sul sito di Stop Velutina l'andamento, ci sono gli avvistamenti che sono a confine con la Francia e in Toscana, nella zona della Versilia, e comunque c'è una zona di monitoraggio interessata che prende gran parte del nord Italia. Ultime notizie, sono stati avvistati comunque anche nel Piemontese, Rovigo, insomma, con gli spostamenti delle merci, non voglio dire dei nomadisti perché sarebbe ingiusto dover dare magari la colpa loro. Se questa si diffonde, perché comunque sia, cioè, ragioniamoci, in Francia ci è arrivata perché probabilmente era su un container di una nave cinese, quindi è facile che magari le regine svernino in un carico di legname, piuttosto che del materiale edile che viene spostato da una parte all'altra durante l'inverno e il patatrac poi si fa nella stagione successiva. Quindi l'unica cosa che posso dire ai nomadisti che fanno nomadismo in aree interessate, magari da questo problema, è di seguire il protocollo di controllo prima di caricare gli alveari. Ma francamente non penso, come ho letto magari in alcuni post e problemi vari, che sia il nomadismo la causa dell'estensione di questo insetto. Spesso e volentieri si tende dare al nomadismo colpe che non ha, e io poi fra le altre cose sono un apicoltore stanziale, il nomadismo lo faccio solo per determinate fioriture che mi devo spostare in montagna, ma sempre a livello locale, non sto sempre in un piccolo nomadismo di medio raggio, quindi questo è quanto. Cosa fare in caso di avvistamento? È appunto contattare gli esperti. Qui nel sito ci sono e come posso dire, opzioni, e per eradicare il nido, una volta contattato, ci penserà chi di dovere. Mi raccomando, lo torno a ripetere, non andate a fare gli eroi. Ci possono essere dei sistemi di monitoraggio, sì, che si possono fare con delle trappole. Anche qui io comunque vi lascio il sito in descrizione del Stop Velutina, e si può fare una classica trappola per calabroni. Prendere una bottiglia di plastica da 1,5 litri, tagliatela a parte e l'imbucate al contrario dentro la parte sottostante della bottiglia, ok? Nella parte inferiore va messa l'esca zuccherina. La migliore esca è risultata essere il contenuto di una lattina di birra chiara, 4,7 gradi alcolici. Per
non è attrattiva per le api, ok? Quindi quella lì è risultata la cosa migliore. Le trappole possono essere sistemate nei diversi ambienti senza limitazioni, appendendola a rami di alberi o arbusti a un'altezza di circa 1,50 m-1,80 m dal suolo. In apiario collocate le trappole ai lati delle file degli alveari a 20-50 cm circa dalla parete dell'arnia, ok? E a un'altezza non superiore al livello del tettuccio. Quindi negli apiari consigliano di fare così. Sostituire l'esca ogni 2 settimane. Bene, grosso modo le notizie su questo calabrone sono quelle che trovate. Non credo di dover fare un trattato di biologia, ma le cose fondamentali sono state dette. Noi ci dobbiamo proteggere da questo insetto, e fra le altre cose, proteggersi da questo insetto vuol dire anche non andare a incidere troppo su quella che è la popolazione dei calabroni autoctoni, perché, se ho capito bene, fanno parte della stessa nicchia ecologica. Quindi, se andiamo a distruggere la nicchia, appunto, occupata dal nostro calabrone, poi si rischia che ci sia maggiormente un'invasione della velutina, perché va a compensare quella, appunto, che è la carenza nella nicchia, e poi diventa un casino, perché comunque sia, ragionandoci, se il calabrone tiene già un numero basso di prede e le tiene in equilibrio, difficilmente magari la vespa velutina riuscirà a proliferare. Arriva, ma magari proliferà meno, ma queste sono tutte supposizioni, perché do dove è arrivata veramente gli apicoltori sono disperati. In Francia è una vera piaga, nelle zone della Liguria anche, in Toscana non so bene com'è la situazione, però di segnalazioni, di interventi ce ne sono parecchi. Adesso questa si sta spostando, e secondo me nel giro di qualche anno tutto il nord Italia dovrà farne i conti e prenderne atto di questo ennesimo nuovo cataclisma. Con la differenza che i mezzi per eradicarla sono quelli che sono, i finanziamenti sono quelli che sono, le compensazioni agli apicoltori, se qualcuno che sta in Liguria viene compensato per le perdite d'api dovute alla velutina, ce lo faccia sapere. Però diciamo che, come sempre, l'apicoltura è la sorellastra povera dell'agricoltore, di conseguenza, secondo me, ti attacchi un pochettino al ca. Vabbè, avete capito. Cerchiamo di fare, secondo me, fronte comune nel tenere monitorato quanto più possibile la situazione nella stagione a venire, soprattutto se siamo confinanti con quelle zone dove sono stati segnalati gli avvistamenti. E ragazzi, non ci resta che incrociare le dita, buona fortuna, e chi segnala, chi trova segnala e chiama chi di dovere. Questo è quanto per quanto riguarda l'argomento velutino. Io spero di aver risposto anche al nostro amico che chiedeva informazioni, e vi invito a iscrivervi al canale. Mi raccomando, ragazzi, una cosa che ci tengo a dire, cioè io faccio tutti i contenuti gratuiti e voi però mi dovete venire un pochino incontro. Nella descrizione ci sono dei link di Amazon, e voi se comprate su Amazon passate da questi link qui. Anche se dovete comprare roba che non c'entra niente col settore apicoltura, basta che accedete ad Amazon mediante quel link, a voi non cambia niente, ma mi viene corrisposta una piccola percentuale, che è quella che poi dopo permette al canale di stare vivo e attivo. Non chiedo abbonamenti, non chiedo soldi, però vedo che le entrate sono in calo. Quindi, se voglio mantenere vivo il canale, fare questi video, avere del tempo da dedicare comunque sia a voi, bisogna un attimino che io abbia la mia contropartita, perché altrimenti diventa dura, ok? Iscrivetevi, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!